wollen niemandem etwas zuleide tun. Allein, niemals werden wir von unserem Recht beweichen und niemals ein Leid erdulden. Stets werden wir die Ehre über alles stellen. Und wenn wir nach 10 Jahren uns dann hier wieder treffen werden, dann wollen wir wieder, ohne rot werden zu müssen, zurückblicken können auf die dann abgelaufene Zeit. Und ihr, meine Männer, ihr seid mir verpflichtet, dafür zu sorgen, dass, wenn dieser nächste Appell nach 10 Jahren hier stattfindet, mia madre si abbracciò e ci mise le mani sul capo per darci la benedizione. Aveva capito che era arrivata la fine e disse: non ci vedremo più. I tedeschi urlavano, bastonavano e mia madre ebbe paura non per lei, ebbe paura per noi e disse: adesso andate. Non l'ho più vista. Mio padre fu messo alla destra insieme coi vecchi, aveva già 56 anni ed ebbe il coraggio di mettersi davanti a questo ufficiale tedesco che aveva il frustino e dirgli in tedesco, guardandolo fisso negli occhi: Ich bin stark und arbeitsfähig, voglio stare coi miei figli, sono forte e sono pronto a lavorare, voglio stare coi miei figli. E il tedesco gli dette col frustino alla sinistra ed ebbe salva la vita. Visse ancora 3 mesi con noi. Ci guardavamo da lontano, mi ricordo, e io con l'ultimo fiato, cercando di non piangere, gli facevo dei piccoli sorrisi, gli facevo dei ciao da lontano, perché io ero sempre molto, molto preoccupata per lui, che così sofferente, così disperato di avermi messo al mondo, così preoccupato logicamente per me com'era. Invece a un certo punto poi non l'ho visto più. E mi hanno detto: vedi quel fumo? Beh, tua mamma è salita lì. Tutti quelli che sono andati sui camion sono morti subito quella sera, come siete arrivati. Ho avuto un grosso trauma, non parlavo più, per parecchio. Camminare in quei luoghi vicino alle rotaie che portavano all'ingresso del campo, non ci ho capito più niente, perché camminavo su un terreno dove 70 anni fa sono morte donne, bambini, anziani, e non potevo parlare, non potevo respirare mentre lì sono stati fucilati delle persone. Qualsiasi passo facevo, pensavo: chissà quante persone sono state uccise in questo punto, e quante persone non sapevano cosa gli stesse accadendo mentre stavano qua. È stato doloroso, ma importante, perché in qualche modo ha permesso
di comprendere meglio una storia che in fondo sappiamo tutti, ma che mai davvero comprendiamo, soprattutto se non si possono sentire le parole di chi l'ha vissuta. E lei raccontava la freddezza dei bambini in confronto ai genitori, che ormai loro vivevano in quel blocco come se fossero distanziati dai genitori, loro non conoscevano più i genitori. Infatti, alla fine della testimonianza di Tati, lei racconta proprio del quando hanno rivisto la mamma a Termini, alla stazione di Termini, di non averla riconosciuta prima di tutto e di aver avuto questa sensazione di freddezza. Pensando al momento esatto in cui siamo arrivati al campo, ricordo molto bene il freddo, la prima sensazione che mi ritorna in mente. Allora, innanzitutto la prima cosa che ho sentito è stato il freddo, ma non era un freddo, anche se era novembre faceva freddo, ma era un freddo interiore, perché questo freddo è entrato dentro le ossa e non mi è andato via fino al termine del viaggio. Ci siamo fermati in un punto, faceva tanto freddo, e il nostro rabbino ha preso lo shofar, ossia un corno di montone che viene suonato durante le funzioni religiose, e l'ha iniziato a suonare lontano da noi, ma noi sentivamo il rumore rimbombare e rappresentava proprio il pianto, le voci di tutti quei bambini, di tutte quelle donne, di tutti quegli uomini, di tutti quegli anziani. E tutto quel freddo è scomparso e sentivamo solo calore, fuoco di rabbia, che rappresentava proprio la rabbia che c'era in noi. Perché? Perché tutto questo? Oggi si tende a banalizzare ciò che è stata la Shoah. Oggi si tende, più che a banalizzare, secondo me, a delimitare la Shoah in quello che è il giorno della memoria. Sì, ok, il giorno della memoria, 24 ore per postare foto su Instagram, sui social, sì, io ricordo, io non dimentico, chi dimentica è complice, tutte frasi bellissime, ci mancherebbe, però se veramente si andasse nel profondo di queste frasi e si incominciasse ad attuarle, forse sarebbe meglio. La Shoah è uno dei massacri, è il massacro per eccellenza perché è organizzato meccanicamente e tutti erano estremamente consapevoli dell'azione che stavano eseguendo, questo deve essere assolutamente chiaro. Però non è l'unico massacro. C'è stato il genocidio armeno, c'è stato il genocidio degli aborigeni, e tutti questi massacri vale la pena ricordarli, perché l'uomo non può essere sensibilizzato soltanto quando il massacro è relativamente recente. Tutto ciò che riguarda la violazione dei diritti umani dovrebbe essere ricordata, rispettata, e bisognerebbe sempre informarsi. Penso che sia molto importante il compito che ci è stato affidato, perché adesso abbiamo il dovere di tramandare quello che loro ci hanno raccontato e portare avanti i loro racconti. Quello che io ho sentito di più è stato il bisogno di doverne parlare. Appena sono tornata, con qualsiasi persona io ho parlato di questa esperienza, ho parlato dell'importanza di questa esperienza, di quanto sia importante ricordare. Non vorrei che qualcuno dimenticasse. Come dice Sami, è importante mai dimenticare. E purtroppo nell'attualità di adesso è proprio questo il problema, che nonostante è un fatto accaduto una cinquantina d'anni fa, mettiamola così per abbreviare, eppure ci ritroviamo in una situazione quasi uguale, non a quel livello già estremo, ma ci stiamo arrivando piano piano e nessuno se ne accorge. Lì ad Auschwitz, davanti al filo spinato, mi sono ricordata proprio la scena che ci aveva raccontato Sami Modiano, la scena in cui parlava di sua sorella Lucia, di quando una notte si sono incontrati davanti al filo spinato
e lui non sa se l'aveva riconosciuta, ma credeva fosse lei. E entrambi si sono portati la loro porzione di cibo. E la seconda volta anche, e la terza volta anche. E poi ho immaginato la scena in cui lui raccontava proprio quando una sera lui è andato, contento di vederla, pensa essere contento in quella situazione, e lei non c'era più. E nella mia mente proprio questa immagine è chiarissima, è come se Sami me l'avesse proprio fatta rivivere con la sua esperienza, con la sua testimonianza, con la sua sofferenza. Lui era lì con la voce rotta, con le lacrime agli occhi, che ci raccontava questo, ed è stato qualcosa che veramente non si può dimenticare. Mentre ti racconta la sua storia personale, i suoi piccoli avvenimenti, ha la voce carica di emozioni, di sentimenti che ti fanno comprendere fino in fondo quello che è stato. Lo sguardo con cui ci chiedevano di ascoltarli era un urlo disperato di ti prego ascoltami, ti prego credimi, non mi giudicare, stammi vicino, commuoviti con me, condividi quelle che sono le mie emozioni. Si commuoveva davanti a noi. E noi rispondevamo con una commozione collettiva. Era come se tutti fossimo collegati. Se non ci sanno più loro a parlare di quello che hanno vissuto loro in prima persona, in un certo senso sarà come se tutte quelle atrocità cominciassero a sbiadire col tempo, e questa è una cosa che secondo me dobbiamo assolutamente evitare. Mi chiedo però come si possa non essere coscienti del presente ed essere allo stesso tempo sensibili per quanto riguarda il passato. Ora, io non vorrei che quelle lacrime fossero semplicemente pietà, perché la pietà non serve a nessuno. La pietà è un gesto vergognoso che vuole allo stesso tempo dire non c'è niente da fare. Invece per quanto riguarda la Shoah c'è da fare. La prima cosa da fare è sicuramente informarsi. Sicuramente bisogna avere la voglia di essere umani migliori. Noi dobbiamo capire che andare ad Auschwitz, secondo me non si dovrebbe banalizzare questo viaggio come un pellegrinaggio che si fa una volta nella vita e resta là la tua esperienza. No, tu devi andare là, devi tornare da là, soprattutto le persone che hanno avuto la fortuna di farlo con i testimoni, e ogni momento deve essere importante per esternare qual è stata la tua esperienza. C'è una stanza ad Auschwitz dove nei due lati della stanza ci sono delle teche piene di scarpe. Mi ricordo le trecce che si trovavano esposte, tagliate alle bambine appena arrivate al campo. Mi ricordo i fermagli, mi ricordo tutti quegli oggetti che, ripeto, mi riportavano in una dimensione di quotidianità, di semplicità, che mi facevano pensare, cavolo, ma della gente vera, in carne e ossa, è morta qui dentro. E la cosa che mi ha colpito ancora di più è stata come è stata la malvagità e la crudeltà dell'essere umano che è riuscito a portare avanti una tragedia così grande.
E non hai neanche il tempo, perché vedi tutto quello che è successo, come è successo, eppure pensi e non capisci come è potuto succedere, come delle persone hanno potuto permettere che qualcosa del genere potesse accadere. Non si potrà mai capire sia i tedeschi sia gli italiani come hanno fatto ad andare avanti sapendo, non sapendo, avendo anche il minimo sospetto di cosa realmente accadesse in questi campi. Come si fa? Sì, è inimmaginabile, è difficile dire cosa ho provato, perché sono dei sentimenti nuovi e anche diversi da tutti quelli che ho provato in vita mia. E, è così. Cioè, non so più cosa devo dire. Io ancora non riuscivo a capire. E suppongo anche gli altri che hanno fatto questo viaggio non abbiano capito. Il momento più toccante è stato sicuramente quando il professore che ci ha accompagnato, il Rav, ha suonato lo shofar vicino alle fosse comuni, che lui ha descritto come il cimitero ebraico più grande del mondo. Sebbene fosse il più grande cimitero del mondo, lì non ci fosse nemmeno una tomba. E è proprio lì che ho iniziato a pensare che i testimoni non sono solamente i superstiti tornati da quel campo degli orrori, bensì anche i testimoni integrali, tutti coloro i quali non hanno fatto ritorno. Più che un viaggio è una presa di coscienza proprio che viene fatta. Sono partita per questo viaggio ad Auschwitz in qualità esclusivamente di ebrea all'inizio, perché credevo che fosse l'unica categoria interessata. E nel momento in cui invece mi sono trovata all'interno del campo mi sono resa conto di varie realtà. La prima su tutte è che Auschwitz non è una questione che riguarda soltanto gli ebrei, e non parlo soltanto di categorie interessate, ma piuttosto del fatto che sono entrata ad ebrea e mi sono resa conto di essere non soltanto un'ebrea, ma una cittadina e una donna. E all'interno di Auschwitz non sono violati soltanto i miei diritti religiosi, ma i miei diritti di donna e i miei diritti di cittadina. Quello che mi è rimasto più impresso è stato quello che ci ha detto Sami, e gli abbiamo detto che noi appunto siamo della scuola tedesca. Gli è stata posta la domanda se loro dovessero incontrare dei negazionisti che cosa farebbero, e loro hanno detto che in ogni caso non reagirebbero con la violenza, ma cercherebbero di parlare e di spiegargli quello che loro hanno vissuto, come hanno fatto con noi, ma che mai reagirebbero con la violenza nonostante tutta la violenza che loro hanno subito. Anche Tati e Sam hanno detto che non riescono a credere che esiste comunque ancora persone che negano addirittura cos'è successo più di 70 anni fa. Quando incontro delle persone che tendono a negare o a sminuire, sento veramente il bisogno di raccontare, cercare di far capire insomma cosa è successo veramente. Questa esperienza in particolare con i testimoni mi è servita anche per avere quella ragione in più, quelle informazioni in più che si devono avere quando ci si imbatte con delle persone che vogliono o semplicemente sapere o che vogliono contraddire quello che è successo. Dobbiamo tutelare, diciamo, le debolezze che ci sono state nel passato, secondo me, e credo che sia stato questo che mi ha sempre attirato. Cioè, io credo di voler essere una persona che dà voce ad anime che non possono più avere la loro voce, e quindi credo che sia questo ciò che ho sempre voluto fare. Prendere un essere umano e lasciarlo in quella condizione tale che poi non possa più ritrovarsi nel mondo, trovarsi in un posto che lui non può più chiamare mondo, non può più chiamare casa. Credeva in Dio, poi ha smesso di credere in Dio, non aveva più un punto fermo nella sua vita. E penso che questa sua esperienza
sia stata fondamentale anche per noi, per tutte quelle volte in cui ci sentiamo persi, che non lo siamo davvero, perché non abbiamo mai passato quello che ha passato lui. Ed è stato utile tutto questo anche un po' per riflettere sulla nostra vita, almeno nel mio caso. Una storia di persone, una storia di reale, che sia lontana dal semplice fatto storico, ti porta a una capacità di entrare in quello che è stato, che è sconvolgente. Sì, si può leggere sul libro di storia, si può vedere un'immagine o un video, però l'esperienza non la si può cancellare, le emozioni che si provano lì in quel luogo non si possono cancellare. E anche incontrare persone che magari prima la pensavano in un certo modo, dopo il nostro racconto magari è cambiato qualcosa. Volevamo accendere quella scintilla per far cambiare il pensiero delle persone. La mia infanzia, la mia famiglia, la mia casa, la mia mamma, la mia salute, il mio sonno, dica cosa mi è rimasto. Io maledico il giorno che sono uscita da quel lago. Non dovevo uscire, non dovevo mai tornare. Mi rivedo qua, nuda, privata di tutto, della mia dignità, della mia personalità, di tutta la mia sembianza umana. Ricordo tutto così preciso. Mi sento ancora le spinte dietro la spalla del fucile dei tedeschi per fare presto. E hanno detto racconta. Racconta anche per noi, perché non crederanno. Se sopravvivi, racconta. Per noi non potremo più raccontare e noi dobbiamo mantenere questa. Io ho promesso e lo faccio.